Amici di Battista 70 Phone, siamo ora alla stand Wiko, abbiamo qui il nuovo Wiko View 2, uno smartphone diciamo che richiama vari stili. Abbiamo qui una piccola notch che richiama l'Essential Phone, è inutile che ce lo andiamo a nascondere, è un display 19 noni HD Plus, sul retro da 6 pollici, sul retro abbiamo una fotocamera messa in verticale con LED flash da 13 megapixel, la selfie camera ha una risoluzione più elevata, è addirittura da 16 megapixel. On board abbiamo uno Snapdragon 435, 32 giga di ROM e 3 giga di RAM, è dotato di Face Unlock, NFC, insomma non è assolutamente male. Adesso sta girando una demo, vediamo se riusciamo a fermarla perché parte ogni 3 minuti. Andiamo a vedere, purtroppo sta demo qua non si leva dalle balle. Probabilmente abbiamo preso un telefono con la demo incorporata, vediamo se riusciamo. No, enter password, vabbè dai, poco male. No, come faccio, scusa? No, vabbè, probabilmente è volutamente schermata la schermata delle impostazioni, non sappiamo perché, magari perché qualcuno va a metterci le mani, ok, comunque poco male. Cioè, vedere, comunque il display è abbastanza bello, vediamo se c'è qualche immagine. Beh, insomma, devo dire che non è assolutamente male, ha una buona luminosità, nonostante abbia una risoluzione non elevatissima per essere un 6 pollici. L'interfaccia della fotocamera, allora se vediamo com'è. Sì. Di solito la personalizza. Sì, non è male, ha varie modalità per il riconoscimento del viso, vediamo. No, così passiamo, modalità video. Modalità panoramica, video normale, questo dovrebbe essere un wild selfie, portrait, effetto bellezza, ok, vediamo qui sopra se ci fa entrare, professional, super pixel, night, QR code, vari setting. Sì, diciamo che ha una buona dose di personalizzazione. Poi, il prezzo è interessante perché dovrebbe essere proposto al pubblico a 199 euro. Sì. Diciamo che è un prezzo decisamente interessante, sì, sì. Il design è gradevole, sì. Sembra un 6 pollici ma abbastanza compatto. Processore diciamo che va bene, affidabile. Comunque Snapdragon 435 hanno abbandonato gli MTK, sì. Finalmente. Non che abbiano qualcosa contro MTK, ma Snapdragon, anche i veri benchmark fanno vedere che funzionano decisamente meglio. Sì, è carino. Facciamo vedere anche questo interessantissimo accessorio. E allora? Sì, aspetta che... questi maledetti fili. Qua abbiamo una cover che praticamente è tagliata nella parte sopra per farci vedere quando abbiamo delle notifiche. Nel momento che la apriamo si illumina il display. Qui sopra abbiamo tutte le nostre notifiche, nel momento che lo chiudiamo ci fa vedere la batteria, la percentuale, suoneria e se per caso, ecco in questo caso è arrivata una notifica, vuol dire che non è fatta niente male. No, diciamo che è anche un'idea interessante è che comunque in una cover a libro abbiamo anche la possibilità di visualizzare le notifiche senza stare ad aprire, carina. Sì, sì, sì. No, poi sembra anche abbastanza solida, la fotocamera risulta coperta. Beh, non è assolutamente niente male. Ma no, veramente bellina. Ah, sotto? Ah, ecco, comunque è totale, ottimo. Dai, buona idea. Ok, dai. Per questo primo smartphone abbiamo concluso. Un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.